Ciao a tutti, bentornati. Oggi video shopping del mese. So che è un video che vi piace particolarmente perché me lo richiedete, lo vedo anche dalle visualizzazioni, quindi so che vi piace molto e ho intenzione di mostrarvi un po' di cosine che ho acquistato. Ho fatto shopping da Zara, ho preso delle scarpe, quindi appunto ho intenzione di mostrarvi quello che ho preso nel mese di gennaio, perché febbraio effettivamente è finito. Vi dico già che non è un acquisto saldi, se non per due capi, due o tre cose insomma. Da Zara ho preso solamente due cose a saldo, il resto non erano a saldi. Comunque, partiamo appunto dalle cose a saldo. Allora, ho preso questo abitino tutto maculato, l'ho preso perché appunto volevo un vestito maculato, ne avevo già un altro, però diciamo da tutti i giorni più semplice, infatti questo qui non ha nulla, ha uno scollo a V, in realtà questo qui, vabbè, prezzo è 39 euro, io però l'ho pagato, io ho preso una XS, l'ho pagato 12,95, stranamente perché tutte le cose che io volevo da Zara quest'anno non ho trovato nulla. Cioè, il primo giorno dei saldi, che avevo intenzione di comprare mezzo sito, tutte le cose che volevo della mia taglia erano andate sold out, quindi sinceramente sono rimasta anche molto delusa da Zara quest'anno per quanto riguarda i saldi, perché non ho trovato nulla, cioè, o meglio poco. Insomma, questo vestitino io trovo che sia molto carino, semplice. Semplice, ma stampa a parte, però è abbastanza semplice da mettere tutti i giorni e soprattutto in primavera lo vedo molto molto carino, anche perché il tessuto è abbastanza leggero, però mi piace molto anche con una giacca, con un blazer su, lo trovo davvero molto molto carino. Poi ho preso l'altra cosa a saldo che ho acquistato, è un cappotto, ed è questo qui, spero si capisca, soprattutto sarà difficile capirlo, però io insomma ci provo. Allora, è questo cappotto molto 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 lungo, magari vi faccio vedere, ve lo faccio vedere indossato al massimo, così capite un po' il genere, è di quelli abbastanza lunghi, l'ho pagato tra l'altro, costava penso 80, io l'ho pagato sui 39, lo trovo molto comodo, anche molto caldo, quest'anno questi sono proprio questi cappottoni così, ad accappatoio, sinceramente mi piace un sacco, l'ho preso per questo, perché mi mancava anche un cappotto cammello comunque chiaro, perché li ho tutti scuri, quindi mi mancava quel colore. Altra cosa che ho preso, non a saldo, è questa magliettina nera abbastanza semplice con i bottoni sul polsino dorati, questa qui, e ho intenzione di prenderla uguale ma con il dolce, con il lupetto beige, che la trovo di una sciccheria incredibile, molto 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 bella. Questa qui invece è nera, ho preso la S, e queste maglie di Zara le trovo comodissime perché il tessuto trovo sia, siano fatte bene, io le sfrutto tantissimo, non si rovinano facilmente, le lavo, le stralavo e non si rovinano assolutamente, le uso come magliettine, le uso con il jeans, le uso con le gonne, sono davvero molto molto versatili, per questo appunto voglio prendere anche quella color cammello perché è molto 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 bella. Questa penso di averla pagata 19 euro. Poi, sempre Zara, ho preso altre due cose, tre cose. Ho preso questo short, anche questo qui, però questo qui credo sia collezione nuova. Questo short fatto in questo modo, tipo plissettato con il ricetto a volant sotto. È molto, molto piccolino come short. Io ho preso una XS, qui c'è il prezzo anche, sì, perché ho ancora il cartellino. L'ho pagato 19,95, non costava neanche tanto. Però volevo un altro short nero, perché quelli che ho, insomma, li ho sfruttati un sacco, ne volevo un altro. Io ho preso questo qui, che lo trovo davvero molto molto carino, diverso rispetto agli altri proprio per il tessuto un po' a volant, e nulla, molto carino anche questo. Altra cosa, sempre Zara, è questa gonna. Questa gonna, allora vediamo se riesco a chiudere il cinturino così insomma capite un po' meglio com'è fatta, ed è... ce l'ho fatta, ed è questa gonna qui nera, in velluto alcantara, questa l'ho pagata 25 euro, anche questa qui un XS, corta con questo cinturino molto anni 70, non so, me la vedo con gli stivali altissimi e con una magliettina abbastanza aderente sopra, e le trovo davvero molto carina anche questa qui. C'era anche beige, no beige, cammello, però conoscendomi vado sempre sul nero, penso abbiate capito che io uso
particolarmente colori molto basici, nero, vabbè, a parte la maglia di oggi, però se voglio andare sul sicuro, su determinati capi vado sul nero, poi ci abbino altre cose al di sopra, un po' più particolari, però la base deve essere basica, non, perché poi è troppo storica, ricordatevelo. Quindi questo qui, questa gonna qui molto carina. In realtà ho tantissime gonne nere, però ne volevo una in Alcantara che non ce l'avevo, quindi ho preso questa qui. Poi andiamo avanti. Altra cosa presa da Zara sono degli stivali, e poi adesso qui vi faccio delle altre scarpe che ho preso, non da Zara però. Ultima cosa che ho preso da Zara questo mese sono questi stivali, anche questi non a saldo, però li volevo da un sacco, ho aspettato che andassero ai saldi, ma ai saldi, su questo colore non l'hanno portato ai saldi. Sono degli stronzi, perché non li ho pagati 99 euro. Tra l'altro devo togliere anche questa parte qui. Li ho pagati 99 euro. Sono quegli stivali abbastanza alti, non da sopra il ginocchio, subito sotto il ginocchio, che si possono anche portare un po' più bassi, arricciati, e li trovo comodissimi. Il tacco è molto molto comodo, con una gonna, con un vestito, sono bellissimi, mi piacciono un sacco, stracomodi. Ho aspettato un bel po' per acquistarli, proprio perché speravo andassero a saldo. Invece questo colore no, il bordeaux penso di sì, il bianco anche, non so se il cammello l'abbiano anche portato a saldo, non lo so, non ne sono sicura. Il nero che volevo io chiaramente no. Vabbè, pazienza, li ho presi a prezzo pieno, però secondo me a breve li metteranno. Io però avevo troppa, li volevo troppo, soprattutto all'inizio dei saldi, perché avevo paura che terminassero, proprio perché ero spaventata da tutte le cose che volevo che erano terminate. Quindi ho detto vabbè, li prendo a prezzo pieno, ma penso che adesso, se date un'occhiata sul sito, secondo me li trovate anche a saldo. Non lo so, non ho idea, ma secondo me sì, fine a fine stagione secondo me li trovate. Poi, questo poi è l'ultimo acquisto di Zara. Altre cose che ho preso questo mese, allora, ho preso i Mu. Io sinceramente non sono un amante di questa tipologia di scarpe, dei Mu, degli Ugg, no. Però dalle mie parti ha nevicato tantissimo. Quindi ho dovuto fare questa spesa per necessità, sinceramente, per necessità, e perché tra le scarpe di questo tipo, le uniche che mi piacciono sono queste. Avrei voluto prendere quelle corte, le più corte che ci sono, ma del mio numero non c'erano. Queste per fortuna le ho trovate a saldo, costavano 2,30 e le ho pagate, sinceramente non ricordo se 170 o 180, una cosa del genere, più o meno. E queste qui obiettivamente sono comodissime. In realtà i Mu mi sono sempre piaciuti, ripeto, avrei voluto quello corto, però per necessità quel giorno qui nevicava un sacco, gli stivali, gli altri stivali che avevo si erano rotti e avevo proprio necessità e ho preso questi qui. Però devo essere sincera, quelli corti li prenderò, perché quelli mi piacciono un sacco. Questi li utilizzo solo quando proprio nevica, fa freddo, però sono molto molto comodi. Le ho prese nere perché c'era un altro colore che volevo, l'argento, ma non c'era il nero argentato, tipo il nero, non so se sì, mi sa nero argentato, non era in velluto, in questo tessuto qui, e insomma sta di fatto che poi l'unico numero che c'era, l'unico mio, il 37, l'unico che c'era era di questo colore, quindi le ho prese nere. Non mi sono pentita, perché il nero per me va benissimo su tutto. Sono molto comode, sono caldissime, anche con la neve non si bagnano, nonostante comunque la neve può essere che insomma si impregni sulla scarpa, però non si bagna il piede, per fortuna. L'interno è di montone, dovrebbe essere. Sono molto molto comode, molto molto calde. Se amate questa tipologia sono belle, costano un bel po' per essere una scarpa che io sfrutto poco, però è diciamo un investimento. Prenderò sicuramente quelle corte, perché quelle basse, perché quelle sono belle, le sfrutterei tantissimo, quasi come sneaker d'inverno. Però vabbè, per adesso per necessità ho dovuto prendere queste e va bene. Però era una cosa che avrei dovuto prendere già diverso tempo fa, perché io quando insomma sono anche andata a Praga presi un paio, non mi ricordo da quale negozio, era comunque un negozio di una marca che non ricordo sinceramente, e mi ero pentita, perché mi ero detta che forse avrei dovuto prendere i Mu, proprio perché sono più
più comode, più calde, fatte meglio, di una qualità migliore. Quelle lì sì, le ho sfruttate perché mi servivano quella tipologia con la pelliccia all'interno e soprattutto se andate in paesi freddi, se viaggiate molto e fate viaggi nella vostra città fa molto freddo, queste scarpe vi salvano. Perché davvero il piede ve lo tiene caldissimo, anzi consigliano addirittura di indossare queste scarpe senza calze, perché non c'è bisogno, in realtà le metto con le calze, però avevo letto questa cosa, ma non l'ho mai fatto, ma so che si può fare, insomma, consigliano appunto di metterle senza calze. Ultimo acquisto, ma non per importanza, è una nuova sneaker che ho preso, diciamo, per la nuova stagione, che in realtà sto già usando, infatti è già un po' sporchina, ed è questa sneaker di Givenchy. Io insomma, per quanto riguarda le sneaker ci tengo particolarmente, nel senso che avevo le Golden Goose che ho sfruttato tantissimo e si sono chiaramente rovinate perché le ho utilizzate una stagione intera, tutta l'estate, tutta la primavera fino all'inverno, e avevo visto queste qui. In realtà ero indecisa tra queste e altre scarpe, però le altre mi sembravano un po' troppo viste, riviste, strariviste, e ho preso queste qui che sono un po' meno inflazionate e mi piacevano particolarmente. Il dietro di questo color borgogna fucsia con il logo le trovo stracomode, le sto indossando tutti i giorni. Scusate, sono leggermente sporche, però le sto usando e sono di una comodità impressionante. Per quanto riguarda le sneaker, io tendo a spendere un po' di più proprio perché le sfrutto tanto e sigo che siano comodissime, perché appunto spendendo tanto mi aspetto da una scarpa che sia una pantofola, e questa per quanto mi riguarda lo è davvero comodissima. Il mio è il solito 37. Queste potete trovarle su diversi siti, su Mytheresa, su Luisa Via Roma. Io le ho prese da Luisa Via Roma e sono bellissime, sono molto molto belle. Poco economiche, però vabbè, lasciamo stare. Allora, questo era il mio shopping di abbigliamento del mese. Ho intenzione di farvi vedere le ultime cose che ho preso anche di skincare, di make-up. Restate sintonizzate perché arriveranno altri video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Cercherò di fare ogni mese, ve l'avevo già detto, ogni mese il video degli acquisti, sia shopping che make-up che skincare, un po' tutto, per fare un recap di quello che durante il mese ho speso, come al solito. E quando ci penso mi sento male, perché se penso ai soldi che spendo, vabbè, non ne parliamo. E nulla, spero di avervi tenuto compagnia. Ditemi se qualcosa vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Se insomma non vi è piaciuto, ditemi quello che pensate. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!